Ciao ragazzi, allora mi soffermerei ancora un pochettino sul Decameron di Boccaccio perché credo che sia l'opera che in questo momento meglio rispecchia anche il nostro periodo purtroppo. Allora, del Decameron abbiamo già detto tante cose, vi ho già mandato molte lezioni, comunque riprendo brevemente. Il Decameron viene composto da Boccaccio tra il 1349 e il 1351, secondo in realtà alcuni critici tra il 49 e il 53. Sicuramente la stesura avviene dopo il 1348, un anno difficile, un anno in cui a Firenze ci fu la peste di cui Boccaccio ci parla nell'introduzione alla prima giornata. Anche se alcune novelle vengono sicuramente composte, o almeno concepite, pensate, prima di tale data, perché si trovano già con poche differenze in opere precedenti come il Filocolo o l'Ameto. Boccaccio comunque continua a limare la propria opera per molto tempo, come dimostra anche il manoscritto detto Hamilton 90, uno scritto autografato del Decameron, che risale proprio agli ultimi anni di vita dell'autore e che probabilmente ci fa capire che Boccaccio ci lavorò molto a lungo. L'opera si apre con la dichiarazione del titolo e del contenuto. Appunto, ci presenta questo termine, Decameron, modellato forse in chiave di parodia su quello grecizzante di Hexameron, cioè 6 giorni. Il titolo di diversi trattati patristici medievali sulla creazione del mondo vuole significare dunque 10 giorni. Sono infatti 10 giorni impiegati da 10 componenti della Lieta Brigata per raccontare le 100 novelle che costituiscono la raccolta. La definizione di galeotto è ripresa invece da un verso dantesco, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, del quinto canto dell'Inferno, vi ricordate, relativo a Lancelot, che fa riferimento alla passione fra Lancelotto e Ginevra, e Galeotto, sappiamo, era riferito in questo caso nel Canto dell'Inferno all'amore nato tra le due povere anime che abbiamo visto e conosciuto, tormentate nel girone dei lussuriosi. Analogamente, quindi, il Decameron è definito come un intermediario d'amore e soccorso e rifugio di quelle donne che amano. Quindi, come vi avevo già accennato, la dedica è chiara a tutte le donne. Tuttavia, mentre in Dante il libro condurrà poi i due amanti al peccato e alla perdizione, in Boccaccio questo termine galeotto ha la funzione di consolare, distrarre, dilettare le donne. Il proemio si apre con l'invito ad avere compassione. Compassione verso gli afflitti, tra i quali è compreso lo stesso autore, a causa del suo sofferto amore per Fiammetta. E prosegue indicando come destinatrice dell'opera proprio le vaghe donne, le quali, essendo costrette dalle convenzioni dell'epoca a tenere nascoste le loro amorose fiamme, hanno bisogno molto più degli uomini di essere consolate e consigliate per poter conoscere ciò che sia da fuggire oppure da seguitare, come dice Boccaccio. Il pubblico a cui il Decameron si rivolge è dunque composto da persone sensibili, ma non necessariamente letterate. È appunto un pubblico di lettori, non di intellettuali. Dopo il proemio, l'introduzione alla prima giornata costituisce in realtà una premessa a tutto il Decameron, quella che noi chiamiamo la cornice. L'introduzione riveste un'importante funzione strutturale perché delinea la cornice entro cui saranno inserite le 100 novelle dell'opera. Nella cornice Boccaccio racconta come, mentre Firenze, preda della peste e ogni ordine sociale e morale sovvertito, un po' come stiamo vivendo noi oggi, in cui le cose più normali come andare al lavoro, andare a scuola, frequentare gli amici, i bar, i ristoranti ci è negato, anche in questo caso, molti anni fa, 10 giovani, 7 ragazze e 3 ragazzi, decidono di incontrarsi un po' furtivamente nella chiesa di Santa Maria Novella, di abbandonare la città
che è appunto la città di Firenze assediata dalla pestilenza, e di andare in campagna, dove daranno vita a una sorta di microcosmo sociale improntato ai valori della cortesia, della moderazione. Il loro soggiorno durerà in tutto 14 giorni, il doppio del tempo che fu necessario alla creazione, tanto per fare un riferimento biblico, da un mercoledì al martedì di 2 settimane dopo, perché il venerdì e il sabato di ciascuna settimana sono dedicate al riposo, gli altri 10 giorni invece sono dedicati al novellare, cioè ciascuno dei 10 giovani sarà regina o re per un giorno a rotazione e avrà il potere di stabilire l'argomento dei racconti della giornata e la successione dei narratori. Ogni giornata comprenderà quindi 10 novelle, ognuna raccontata da un giovane diverso. Ogni novella è preceduta da una sorta di rubrica che in poche righe ne riassume la trama. Ogni giornata, infine, è conclusa da una ballata. Sappiamo che i nomi dei componenti della Lieta Brigata sono riprese da opere precedenti dello stesso Boccaccio, o comunque dalla tradizione letteraria classica o romanza. Diciamo che i tratti dei 10 giovani novellatori sono semplici, stilizzati, i loro nomi ne sintetizzano anche un po' la psicologia. Sono Panfilo, già comparso nell'opera Teseida e nell'elegia di Madonna Fiammetta, è l'amante felice. Filostrato, che è il protagonista dell'opera omonima ed è l'amante invece infelice. Neifele, che significa nuova innamorata, che è gaia e sensuale, mentre Lauretta è la gelosa, richiama nel nome la Laura Petrarchesca. Fiammetta è il nome della donna amata da Boccaccio ed è dedicataria di diverse opere, protagonista anche dell'elegia di Madonna Fiammetta. Poi c'è Pampinea, già presente nel Ninfale d'Ameto e nel Bucolicum Carmen, ed è la rigogliosa, l'amante opulenta, felice. Elissa è il nome fenicio della Didone Virgiliana, è l'adolescente che ama senza essere ricambiata. Poi c'è Filomena, che è l'amante ardente e passionale. Emilia, che compare fra l'altro anche nell'opera Teseida, che è vanitosa e lusingatrice. Infine troviamo Dioneo, il cui nome deriva da Dione, madre di Venere. È ammiccante e trasgressivo ed è anche l'unico tra i giovani ad essere dispensato dalle regole fisse del narrare. Chiede e ottiene infatti di avere in ogni giornata il tema libero e una posizione finale. Il suo implicito proposito è scongiurare la noia di una uniformità eccessiva, ma la sua funzione è anche alleggerire la tensione drammatica, abbassare i toni troppo elevati, orientare le scelte della giornata successiva. Oltre a precisare lo scenario in cui si colloca la narrazione delle novelle, la cornice ospita la voce del narratore di primo grado. Boccaccio, infatti, interviene all'inizio e alla fine di ciascuna novella per presentarci rapidamente gli atteggiamenti dei narratori e le loro reazioni, di fronte alla vicenda che hanno ascoltato. Prende la parola all'inizio e alla fine di ogni giornata per descrivere le attività che caratterizzano la compagnia. In due occasioni questi interventi hanno un'importanza particolare. Nella quarta giornata l'autore conduce un'appassionata difesa della propria opera dalle accuse di immoralità e racconta a sua volta una breve novella, la cosiddetta novella delle papere, quasi in concorrenza con i propri personaggi. I 10 giovani, che sono narratori di secondo grado, dovremmo ricordarlo, narrano invece le novelle a seconda delle giornate previste. Nella sesta giornata si apre con un vivace battibecco tra due servi dei novellatori e si conclude con la descrizione del bagno che le 7 fanciulle fanno una volta terminate le novelle in un laghetto. In conclusione dell'opera, infine, l'autore narra il ritorno dei 10 giovani a Firenze e si congeda brevemente dai propri lettori. Quindi la cornice assume un rilevante valore strutturale e compositivo, perché consente di ordinare una materia narrativa molto varia, la dispone in un'architettura articolata e bilanciata. Se le novelle mostrano tutta la varietà del mondo, anche nei suoi aspetti meno elevati, la cornice rappresenta invece l'ordine, il principio dell'ordine, che
sottraendo tale varietà al caos, rappresentato proprio dalla peste narrata nell'introduzione, può essere disciplinata in una struttura che restituisce una sorta di assetto, di senso, basato su valori alternativi come la tolleranza, l'intelligenza, eccetera, eccetera. La cornice è quindi un filtro tra l'opera e il suo autore. Boccaccio, delegando ai 10 giovani il compito di raccontare le novelle, può introdurre nell'opera una pluralità di voci narrative e di punti di vista, senza identificarsi in maniera esclusiva con nessuno di essi. I 10 giovani, a seconda delle loro personali caratteristiche, invece, rappresentano un mondo in cui si alternano comportamenti diversi, nobili, infami, generosi, avidi, degni di lode o di biasimo. Infine, gli stessi 10 novellatori appaiono ben coscienti della differenza tra la vita che conducono e quella che raccontano. Essi, in particolare, le 7 ragazze, non corrono quindi il rischio di cadere nell'errore della dantesca Francesca che finisce nell'inferno per aver confuso la letteratura con la vita. Allora, con questo vi invito sempre a riassumere ciò che vi sintetizzo in queste brevi video lezioni, di tenerle bene a mente perché poi insomma devono essere studiate. Io cerco di mandarvi più materiale possibile in modo che anche se breve vi possa consentire in qualche modo di essere sempre sulla linea del nostro percorso didattico. E con questo vi saluto.